Amici di Teleschianto, buonasera. Questa sera siamo a Orciano di Pesaro. Siamo al Teatro Santa Caterina, appunto qui di Orciano, per anticipare un evento che si svolgerà domenica 15. Siamo con i protagonisti ideatori di questa manifestazione. Una, più che manifestazione, è un avvenimento musicale, giusto Davis? Giustissimo. Per richiamare, diciamo, un grande cantautore scomparso, Pierangelo Bertoli. Siamo con gli interessati. Passo direttamente la parola a Riccardo Principi, Roberto Gramolini e Davis Rocchetti. Ci volete spiegare presso poco come è nata questa cosa e come si svolgerà? Ok, grazie. Buonasera, io sono Riccardo Principi e ho curato l'allestimento generale della serata. La cosa principale da dire è il fatto che Pierangelo Bertoli ha fatto un sacco di belle canzoni. Al di là di quello che è il suo messaggio, di quello che cercheremo di dire, di quello che sarà una piacevole serata, sicuramente con dei musicisti, direi semiprofessionisti. Possiamo dire non professionisti perché comunque poi fanno magari altri lavori, perché con la musica spesso non è difficile viverci, certo. Però sono dei musicisti quasi professionisti, quindi sarà una bella serata musicale. Su questo lo posso garantire. Pierangelo Bertoli è stato un cantautore che, per quel che mi riguarda, è stata una mia passione giovanile. Sono d'accordo. Io l'ho seguito sempre, fin da quando lui veniva a fare i suoi concerti qui dalle nostre parti. Forse anche poco capito, diciamo, da tutto il successo che si diventava. Allora, Bertoli ha scontato sempre una condizione, parliamoci chiaro, va affrontato una condizione di handicap fisico. Certo. L'handicap fisico oggi, fortunatamente, siccome si progredisce, no? È visto in modo diverso, però forse anni fa, nei suoi anni, l'handicap fisico era una cosa che ancora poteva creare dei problemi. Pierangelo cita sempre un episodio quando si incontrava in un corridoio della CDG, la casa discografica della Caselli, quella che poi lo ha portato ai suoi grandi successi, con un dirigente che tutte le volte che lo incontrava faceva dei gesti scaramantici. Certo. Stiamo parlando degli anni 80, che stiamo parlando. Quindi comunque lui è stato un cantautore che, per quello che era, diciamo, l'aspetto fisico che ancora viene richiesto, no? Vedi, ci sono gli artisti che non si possono invecchiare, cioè quelli che hanno un certo cliché, no? Ma quella volta, perché devono sempre avere questa immagine, no? Cioè l'uomo, se gli viene i capelli bianchi se li devi tingere, la donna non so cosa deve fare. Lui già apparteneva un'immagine che la sua natura fisica chiaramente gli precludeva, ma non gli precludeva quello di essere un grande artista di cuore e averci regalato tutte le canzoni bellissime. Poi non è stato solo un cantautore schierato, è stato un cantautore di sinistra. È chiaro che il suo mondo, i suoi primi lavori, Rosso Colore, erano addirittura il primo suo CD, Rosso Colore, era un allegato di una rivista, una famosa rivista, diciamo, all'epoca dell'ambiente di sinistra. E lui è stato sicuramente un cantatore schierato perché era attento a tutta una serie di tematiche, però è stato un uomo che ha cantato, ci ha lasciato queste belle canzoni, la vita. Quindi le sue canzoni sono piene di scampoli della nostra vita. E ci ha visto anche lungo, diciamo, su certi testi di certe canzoni. Certo, è stato... Per esempio di Eppure Soffia. Eppure Soffia è l'emblema, diciamo, un manifesto ecologista che è stato, diciamo, all'avanguardia. No? Oggi è tutto scontato, ma non è così. Guardate che io mi ricordo che a quell'epoca qui la gente nei nostri paesi andava via perché doveva fare le case giù alla valle, vicino alle fabbriche, perché dicevano: a casa a valle se sei vicino a una fabbrica, se no che devo fare la casa qui, non vale niente, no? Certo. Oggi è il contrario, se hai una casa vicino a una fabbrica non ti vale più niente. No, cioè, succedono delle cose incredibili, il tempo cambia tutti i meccanismi, no? Quindi lui era molto all'avanguardia quando ha fatto un pezzo come Pure Soffia, come era molto avanti quando ha fatto un pezzo come Maddalena, che noi faremo, che è un bellissimo pezzo che parla del tema dell'omosessualità. È un tema ancora più difficile quello, perché ancora oggi non ha avuto l'apertura che deve avere, però
però è stata fatta tanta strada, ma ai tempi suoi un travestito era una persona da prendere a calci da sedere, se lo incontrai per strada, o un omosessuale era una persona di secondo livello. Quindi le sue canzoni sono canzoni che hanno visto molto avanti e comunque sono canzoni molto belle, ancora intatte, oltre che una musica acustica. Quindi parliamo anche direttamente della serata di domenica. Come si svolge? Roberto, diamo la parola a Roberto, sì, che è lui il cantante del gruppo. L'interprete. Dopo la bellissima introduzione di Riccardo sulla vita artistica e musicale di Pierangelo Bertoli, due parole più a livello tecnico anche riguardo al gruppo. Il gruppo è composto da 6 elementi, li cito tutti, sono io, Roberto Gramolini alla voce e chitarra, Davis Rocchetti alla chitarra elettrica, Luca Romagnoli al basso, Federico Filippetti alla batteria, Francesco Ferrandi alle tastiere, Elisa Goffi alla voce e cori. E la serata praticamente partirà con un video racconto di Pierangelo Bertoli con immagini, interviste di repertorio, e poi ci sarà la parte musicale intervallata da dei racconti, presentazioni brevi delle canzoni che andremo ad ascoltare. Quindi sarà più che altro, ecco, un percorso musicale, non della sua vita artistica, e sarà stimolante, secondo me. È bello perché sarà una bellissima occasione per conoscere questo cantautore che, come dicevi prima Ivo, è stato poco apprezzato, poco conosciuto, ma secondo me perché forse era un po' scomodo. Quindi ecco, una bellissima occasione per riscoprire questo cantautore del quale la musica italiana, come tanti altri, in questo momento secondo me ha tanto bisogno. Ok, dopo Roberto Gramolini passiamo la parola a Davis Rocchetti, chitarrista, bassista, giusto? Chitarrista. Per la precisione elettrico. Elettrico, siamo precisi. Questo progetto. Ma niente, allora... Sono stato appunto contattato da Riccardo e Roberto, che mi hanno fatto questa proposta, insomma, di suonare la chitarra elettrica, no? In occasione di questo concerto. Beh, io sono un po' più ignorante, nel senso che questo cantante non lo conosco, non lo conoscevo. Io vengo da un genere un po' più chiassoso, diciamo, più rock, e quindi all'inizio ero un po'... Così, un po' scettico, un po' titubante, dai, 4 accordini. E invece quando parti sono difficili, devo dire che poi dopo, quando mi sono messo giù un po' ad ascoltare i brani del repertorio, mi sono affascinato e mi è piaciuto molto, insomma, l'arrangiamento delle chitarre, e devo dire che son contento di far parte di questo gruppo, e spero che si vada avanti. Ecco, quindi quello che ti volevo chiedere, sarà un progetto che continuerà oppure si fermerà qui? No, è nostra intenzione è continuare, magari con un tour che passa un po' per i vari teatri, almeno all'inizio della zona. Ok, perfetto. Riccardo, vogliamo dire qualcos'altro a proposito di Pierangelo? Sì, chiudiamo? Niente, invito chiaramente a venire a vedere la serata, perché sarà una bella serata. Davis ha detto che il repertorio non è facile, perché la musica, specialmente le versioni che loro hanno scelto, sono tutte versioni dal vivo, live, no? Rispetto a quelle di studio, quindi hanno proprio una ritmica particolare che devono dare, e quindi la serata sarà sicuramente bella da ascoltare, con musica che scorrerà molto bene. Io mi auguro che così si possa suscitare qualche bella emozione a chi verrà, per raccontare la storia di un uomo che sicuramente non è stato un uomo banale. Ecco, come dicevo prima, ho avuto la fortuna di incontrarlo prima di un concerto, ci ho fatto una lunga chiacchierata, pensa, al ristorante Montecucco. Allora può darsi c'ero anch'io una volta quando ha fatto la festa. Mentre aspettavamo, questo è un aneddoto, mentre aspettavamo il pomeriggio la preparazione del concerto, ho aiutato l'assistente, diciamo, a metterlo sulla carrozzella dove lui si muoveva, e poi ci siamo messi sotto l'ombra a fare una lunga chiacchierata che mi ha fatto veramente veramente tanto piacere, perché è un uomo veramente profondo.
Sì. Che diciamo, appuntamento domenica, vi aspettiamo naturalmente a Musoduro. Naturalmente è sempre a Musoduro nella vita.